Allora, sì, allora sì, dite partiamo dalla fine. Ovviamente ci aspettavamo la richiesta del procuratore, la ritenevamo fisiologica, quindi direi che questa non la considero la notizia della giornata perché era quello che un po' era stato già preannunciato. Credo che sia importante che questa fase processuale abbia una sua fine, spero anche abbia una sua fine il processo e quindi finalmente cominciamo a vedere delle date di conclusione. A me interessava focalizzare l'attenzione su due punti, anche nella ricostruzione della nostra posizione, perché quando si fanno delle sintesi è giusto che si riassuma correttamente l'impostazione della difesa e quindi su due punti vorrei chiarire qualcosa. Intanto tutti sapete che in questo processo Open Arms si contesta al senatore Salvini il reato di sequestro di persona facendo riferimento al fatto che il provvedimento di divieto sarebbe stato annullato dal TAR. Allora prego tutti, e oggi è stato questo richiamato anche nelle spontanee dichiarazioni che ha reso il senatore Salvini, prego tutti non di ascoltare un'interpretazione di questo provvedimento da parte di un qualsiasi difensore che potrebbe essere di parte, ma di leggere il provvedimento, perché il provvedimento del TAR sospese solo parzialmente l'efficacia di quel divieto. Questo lo vorrei sottolineare, perché fu sospeso al solo ed esclusivo fine di prestare l'immediata assistenza alle persone soccorse maggiormente bisognevoli. Ebbene, il governo italiano, in ottemperanza a questo provvedimento, effettivamente fece entrare la nave e si diede soccorso. Quindi coloro che dicono che si disobbedì a un provvedimento evidentemente fanno un'affermazione disancorata dagli atti. Questo è un punto fondamentale. Secondo punto, voi conoscete le date del presunto sequestro di persona. Intanto cos'è un sequestro di persona? È una privazione di limitazione della responsabilità. Punto numero uno, è stato oggi tradotto il diario di bordo, l'hanno depositato una serie di mail inglese, ecco, da tutti gli atti che già ci sono, quindi non sarà necessario andare in dibattimento perché questi atti lo attestano, emerge che la nave aveva una serie di opzioni, e cioè poteva fare sbarcare a Malta, poteva andare in un porto in Spagna o addirittura in un secondo porto in Spagna, poteva avvalersi di una serie di aiuti. Vedete, il sequestro è un reato che si consuma quando si priva di possibilità a qualcuno. Cioè, se io sono chiusa in una stanza e non ho alternative, ecco, io non posso fare niente. Non si può contestare un reato di sequestro di persona se io sono in una stanza e mi si aprono 3-4 porte e io resto dentro dicendo non è che mi convincono quelle 4 vie di uscita, ne voglio una quinta. In questo caso non c'è stato un solo momento in cui la nave non aveva alternative. Manca il presupposto del sequestro di persona. Sequestro significa mettere la vittima nell'impossibilità di esercitare il proprio diritto di libertà. Questa nave aveva una serie di opzioni e ripetutamente rifiutò. Quindi altrimenti dobbiamo fare un nuovo tipo di sequestro di persona. Sequestro di persona c'è quando io non posso scegliere quello che voglio, però mi sembra una cosa diversa da reato. Ultima cosa. Questo presunto sequestro di persona inizierebbe in una precisa data, 14 agosto. Oggi il senatore Salvini ha richiamato un'importantissima interlocuzione avuta con il presidente Conte, interlocuzione del 15 agosto, quindi all'inizio di questo presunto sequestro, ed è un'interlocuzione nella quale il presidente Conte, con una lettera, tra l'altro una lettera aperta, quindi poteva essere letta da tutti, fa riferimento al fatto che già in data 15 agosto erano state date da parte di una serie di stati indicazioni per trasferire i migranti presso quegli stati, cioè era iniziato il trasferimento ai fini della redistribuzione. E infatti si legge, caro Salvini, un ultimo aggiornamento: Francia, Germania, Romania, Portogallo, Spagna e Lussemburgo mi hanno appena comunicato di essere disponibile a redistribuire i migranti. Cosa vuol dire? Che Salvini da quel momento sapeva perfettamente che era stato avviato il processo di redistribuzione.
quindi non si lasciavano i migranti abbandonati, ma c'era una precisa procedura diretta alla ricollocazione che stava gestendo il presidente Conte, come attestato da questa lettera. Quello che vi ho detto non ha nessun bisogno di approfondimento dibattimentale, si va a dibattimento se serve sentire qualcuno. Tutte le testimonianze di Catania le abbiamo trasferite perché non abbiamo paura di approfondire, abbiamo solo esigenza di chiudere questa vicenda e che sia attestato definitivamente la correttezza dell'operato del senatore Salvini, che era in linea con la politica governativa dell'epoca. Avvocato, scusi, quando lei come ha ritenuto intanto la richiesta molto dura, forte da parte di voi, di via giudizio del senatore Salvini, lui dice a un certo punto, grazie anche all'avvocato Buongiorno che ci ha fornito le carte di Catania, che in qualche modo ci dicono che Salvini ha agito di proprio conto. Lei come giudica questo tipo di posizione da parte anche del procuratore? Allora, io posso darle un'interpretazione, ma a me interessa sempre essere ancorata agli atti. Gli atti di Catania sono chiari. Non c'è stata una sola persona venuta a Catania che ha detto cose diverse da quelle che finora vi ho illustrato. Il presidente Conte ha chiarito in maniera inequivocabile che esisteva una nuova linea di politica del governo che prevedeva prima la redistribuzione e successivamente lo sbarco. Questo nemmeno è un atto processuale, perché io dico sempre, quando io parlo, un avvocato o un PM parla, voi potete verificarlo, c'è una conferenza di fine d'anno in cui Conte, rivendicando la politica del governo, dice noi prima redistribuiamo e poi sbarchiamo, perché? Perché l'Europa non voleva ovviamente la redistribuzione, quindi Conte con il suo governo aveva adottato questa procedura. Per quanto riguarda, le mi chiede cosa dice il procuratore, io non credo che sia stata una richiesta dura, casomai è una richiesta del tutto disancorata agli atti, perché quello che ho notato è che una serie di citazioni di atti di Catania sono state citazioni non solo parziali ma piuttosto lacunose, quindi prendo atto che forse non c'è stata una completa lettura degli atti. Ma faceva riferimento a una pagina e non alla successiva. E a me piace in generale, anche quando mi confronto con gli atti, parlare delle parti che vanno bene e di quelle che vanno male, perché non credo che il giudice sia un cretino, uno che non legge le carte, quindi io mi confronto sempre, diciamo, io adotto questa tecnica, confrontarmi con tutte le carte. Oggi sono state citate in maniera piuttosto parziale, in certi punti piuttosto fuorvianti, ma fa parte, diciamo, del fatto che la procura comunque deve sostenere un'accusa. Ecco, per sostenere un'accusa ha dovuto selezionare delle pagine, poi completerò io la pagina successiva e farò vedere. Volevo chiudere un secondo con l'avvocato. Quando Malta scrive ad Open Arms, che bighellonava, bighellonando per il Mediterraneo. Allora, il punto è proprio questo. Questi diari, poi io lo illustrerò nella mia ringa, non credo che voi potrete venire. Comunque, quando la nave era in zona SAR non certamente italiana, avrebbe potuto in quel momento, dopo che aveva preso i migranti, in 2 giorni raggiungere la Spagna. E invece continuava a stare in quelle acque. Ecco perché partono delle mail veramente dure da parte di Malta, in cui si utilizzano termini, secondo me, eloquenti, efficaci. Tu stai bighellonando. La parola bighellonare cosa vuol dire? Stai lì a circolare per farmi pressione. Che appunto, secondo la ricostruzione di queste note, era una sorta di tecnica di queste navi, e cioè bighellonare al fine di fare pressione sullo Stato. Questo sostiene la nota che è stata citata anche dal senatore Salvini, cioè proprio una tecnica di Open Arms. Senatore, poco fa il procuratore Loboi alla fine ha detto sostanzialmente che la concessione del POS spetta esclusivamente al Ministro dell'Interno e non al Governo. Lei ha sempre detto che le decisioni le prendevate insieme con gli altri ministri. Ci vuole spiegare come stanno le cose? Erano decisioni sue o no? Posso dirle che io sono felice. Sono un italiano felice di aver fatto il suo lavoro, di aver protetto vite, dignità e confini, di aver svegliato l'Europa
e se ne devo pagare e subire personalmente e penalmente le conseguenze, lo faccio con orgoglio e a testa alta. E poi lascio che siano i giudici a giudicare se un ministro che ha difeso il suo paese nel rispetto delle leggi merita 15 anni di carcere o seppure il carcere lo merita qualcuno che ha messo a rischio la vita di migliaia di persone. Non entro nel merito degli atti, sono, penso, l'imputato più tranquillo sulla faccia della terra. Senatore, come giudica la diversa valutazione da parte delle due procure, no? Palermo, che era in via giudizio, invece Catania, che ha optato per incontrare? Lascio a voi i commenti. Posso rispondere io a questo? Vede, è facile invece dare una risposta tecnica, ecco perché non la sta dando il senatore Salvini. Se ci fosse una lettura univoca, noi avremmo intanto non due procure, ma 300 procure, perché ci sono stati tantissimi sbarchi ed episodi simili. Il fatto che ci siano decine di episodi, in questo caso solo due vanno a giudizio, perché la 18 era un caso simile e non è mai andata a giudizio, e sugli unici due che sono andati a giudizio, uno dice bianco e uno dice nero, fa capire bene quanta discrezionalità c'è nell'interpretazione di queste norme. Senatore, ieri pare che ci siano stati un po' di, come dire, disaccordi durante il confronto per quanto riguarda il condono, visto che lo stesso Draghi l'ha definito condono. Voi ancora non siete soddisfatti? Che cosa succederà adesso? In Parlamento ci tornerete su? Volete abbassare ulteriormente la soglia alzata? Cosa volete fare? Io lavoro benissimo col presidente Draghi. Non ci conoscevamo, stiamo maturando una conoscenza personale, telefonica, ripetuta, quasi quotidiana, e ci lavoro molto bene. Anche ieri abbiamo trovato una soluzione positiva. Leggevo di scontri inesistenti. Ecco, mi spiace che il segretario del PD Letta, per ricordarsi di esistere ogni giorno, ne debba inventare una, dal voto ai sedicenni, allo Ius Soli, a Salvini che tiene in ostaggio un consiglio dei ministri. Ieri siamo riusciti in addirittura d'arrivo a inserire, ad esempio, io ne vado particolarmente orgoglioso, un primo straordinario fondo per le persone con disabilità da 100 milioni di euro che non c'era all'inizio del Consiglio dei Ministri, ma che aiuterà migliaia di famiglie in difficoltà, perché i disabili in questo anno di Covid hanno sofferto più di tutti. E questo l'abbiamo fatto lavorando col presidente Draghi, ragionandoci, costruendo un percorso. L'obiettivo pace fiscale rimane un obiettivo non della Lega, ma che riguarda 20 milioni di italiani. Ci sono ad oggi 20 milioni di italiani sulla cui testa incombe una cartella elettorale, una cartella esattoriale, scusate, a volte vecchia anche di 10 anni. E quindi andare a far giustizia di questo macigno è un obiettivo comune. Nel testo del decreto uscito ieri, alla fine ci sono 4 righe che non c'erano all'inizio, in cui il governo si impegna entro il mese di aprile a definire una strategia totalmente nuova della riscossione, con la rimozione di gran parte dell'arretrato. Quindi diciamo che, come primo decreto, essendo pur sempre un'eredità del governo Conte, l'abbiamo migliorato abbondantemente. Se è un punto di partenza, sono soddisfatto. Il nostro obiettivo rimane la pace fiscale, rimane l'azzeramento del codice degli appalti, l'apertura dei cantieri. Rimane lo sblocco degli sfratti, tutelando i danneggiati dal Covid, ma restituendo un senso alla proprietà privata che in questo anno ne è stata lesa. E a proposito di scostamento di bilancio, se vogliamo aiutare tanti italiani che ne hanno bisogno, i 20 miliardi di cui leggo non sono sicuramente sufficienti, ne serve almeno il triplo. Senatore, volevo chiederle una cosa sui vaccini. Prego. AIFA sta cercando un po' di capire rispetto a Sputnik, se EMA non dovesse decidere sull'utilizzo o meno, quantomeno sulla sperimentazione, potrebbe anche decidere di suo, come potrebbe fare. Posso serenamente dire di essere d'accordo con la Merkel e con Draghi: se non lo fa l'Europa, facciamolo noi, senza essere accusato di putinismo o sovranismo.
La salute non conosce confini, non conosce ostacoli o logiche geopolitiche. Se c'è un vaccino che funziona e l'Europa ritarda, la Germania come l'Italia, come la Francia, come l'Austria hanno diritto a procedere per loro conto. Quindi sono contento che ieri sera il presidente Draghi abbia confermato la linea del buonsenso e del pragmatismo. Mi fido dei medici e i medici mi dicono che se tutto va bene, gli italiani rispettano, come hanno fatto in questi mesi, quello che viene loro chiesto, ad aprile si rinasce. No, ad esempio sulla Sardegna continuo a essere dell'idea che la penalizzazione, il portare la Sardegna in arancione, nonostante i dati assolutamente sotto controllo, sia stata una penalizzazione nei confronti del popolo sardo. Su questo non cambio idea e rimango convinto di questo. Guardi, io sto lavorando sul tema vaccini, salute e lavoro. Adesso, altro che non siano vaccini, rimborsi e lavoro, in questo momento viene dopo. Si è dimesso e ha fatto bene a dimettersi. Buon lavoro a tutti, buon weekend.